I Fagiani inseguono la quarta vittoria consecutiva in campionato. Invece la Pro Diretta sta aspettando con ansia di trovare il primo successo in Italian League. Si è affrontato due squadre quindi dalle forti motivazioni, due squadre che hanno anche avuto degli rinnovamenti, soprattutto la formazione Pro Diretta che finalmente è riuscita ad acquistare un portiere dopo lunga assenza, in porta un giocatore importante come Francioni, ma ha anche acquistato le qualità del numero 10 Florio. Di conto però la squadra biancoverde ha dimostrato di avere una grande crescita come collettivo e come risultati soprattutto, e quindi può decisamente, vincendo questa partita, spiccare il volo. Dal San Valentino Sporting Club, tutto da Marco Rompietti, questa è i Fagiani contro Pro Diretta. Sartini, la sponda per Picecchi che prova a infilarsi, non riesce a trovare la soluzione, poi c'è questa bordata col mancino di Cristian Florio, debutto migliore, non poteva cercarlo. E c'è gol di Florio, dunque, dopo 4 minuti sul cronometro di gara. C'è il colpo del vantaggio del giocatore neoacquistato dalla formazione Pro Diretta, che quindi a sorpresa passa in vantaggio con Florio. Occhio che Florio sguscia ancora, riesce a vincere questo contrasto. La sua conclusione respinta Sciamannini. È in grande forma Cristian Florio. Butironi si serve ancora di Poddi. Poddi prova a calciare! La palla termina fuori, non di molto. Il controllo però non è un granché, ma poi riescono a recuperare palla. Attenzione a Poddi che va a calciare! Matteo Poddi trova l'angolo giusto. Una bella giocata da parte della formazione biancoverde, i Fagiani IM Multiservice, con il servizio da parte del numero 2 Manciucca, che è stato bravo poi a servire a sua volta Poddi, sinistro che non ha lasciato scampo a Francioni. 1-1. Un pochino più affollate, soprattutto con il numero 10 Florio, che prova a sgusciare. Lo stende qui Taburchi, calcio di punizione. E viene ammonito Taburchi. Pensa di tu al tiro direttamente in porta! Una magia! Un pallone telecomandato del numero 5 da Picecchi dal centrocampo, anzi da dietro centrocampo, che beffa Sciamannini. Una rete magistrale da parte di Andrea Picecchi, che si incoccia sotto l'incrocio dei pali, sotto il set. La rete del 2-1, del nuovo vantaggio della Pro Diretta nel 1991. Lungo lancio. La testa di Florio per Picecchi. Attenzione al recupero, qui la conclusione! Bordata vincente per la rete di Paolucci, che trova il 3-1, tutti i gol di grandissima fattura. È stato bravissimo qui Alessandro Paolucci a coordinarsi, a ricevere il pallone e a scaricare un fendente che buca alla destra di Sciamannini. Il gol del 3-1, una Pro Diretta trasformata. Florio calcia forte, trova la risposta di Sciamannini, poi sulla ribattuta ci ha provato Sartini, senza successo. Attenzione perché interviene, ha capito tutto Picecchi. Picecchi! Pro Diretta da impazzire in questo primo tempo. È 4-1, doppietta per Andrea Picecchi, che ha recuperato un ottimo pallone sull'errore in fase di impostazione dei Fagiani. Poi Picecchi se n'è andato con un tocco di punta, beffato Sciamannini, che non poteva veramente nulla in questo caso. 4-1, super Pro Diretta. C'è tanto pressing dei giocatori della Pro Diretta, un pressing veramente asfissiante. La squadra di Damiano Palenga sta facendo veramente una grande partita. Occhio pallone per Piantoni, che ha un po' di campo per calciare. Pallone che termina fuori non di molto. Allarga il pallone per Scatena, buona finta di colpo di Scatena che va a calciare sull'esterno della rete. Una gran bella giocata di Alessio Scatena. Finisce qui il primo tempo, finisce sul punteggio di 4-1. A sorpresa la Pro Diretta sta schiacciando la squadra avversaria di Fagiani IM Multiservice, ma la partita è piuttosto viva. Il numero 2 è tua. Come un cross lungo, la testa di Brunotti. I Fagiani ci stanno cadendo in questo tranello, rinunciando un pochino a impostare. Prova Manciucca ora, che vede Scatena tutto solo. Si coordina Scatena e coglie la traversa pazzesca in mezzo alla rovesciata, non ancora finita. Silani poi cinque il pallone, Scatena ha rischiato un Eurogol. E qui Poddi chiama la salita dei suoi compagni, anche perché insomma il tempo stringe. E ci prova con questo destro Piantoni, pallone che termina fuori di un nulla. Ma certo i Fagiani devono un attimino aumentare la pressione offensiva. Scatena col tacco, gran giocata, parte veloce il numero 22. Scatena è imprendibile in questo attimo, passa ancora su Brunotti. Poi c'è Singa che interviene in maniera regolare, secondo il direttore di gara. È giocato nuovamente dentro verso Saracino. Saracino passa in qualche modo e calcia. La palla rimane lì dopo la parata di Francioni. Batti e ribatti. Attenzione, qui c'è un momento di difficile tra Singh e Scatena. C'è il cartellino giallo. Attenzione, che l'arbitro va a dare la doppia ammonizione. Spelle Poddi, espulso Poddi per proteste. Doppia ammonizione. Non so se è per protesta, oppure c'è stato un contatto a palla lontana. Dentro su Scatena, la palla passa per Manciucca, c'è un tiro deviato, pallone che termina clamorosamente sul fondo. C'è la chiusura poi di Sartini. Sartini ha un po' di campo per calciare. Sciamannini con i guantoni. Florio
espulso anche Piantoni, credo, e viene ammonito fuori. E 6 contro 8. Prova Sillani, calcia forte in porta, la risposta di Francioni. C'è la chiusura, attenzione che riprende palla Paolucci, che calcia, Sciamani para, ancora Paolucci. Salvano sulla linea, scatena insieme a Butironi, credo. Scatena, pallonetti in mezzo, la testa sul pallo clamoroso, ma c'è stata no, il salvataggio della sua linea di Singh sul colpo di testa a botta sicura di Saracino. La cross sul secondo palo nuovamente, c'è la conclusione e l'autogol, l'autogol credo di Rosatelli sulla conclusione di, sul materiale di Sillani. Fatto sta che comunque, pensate, in 6 contro 8 i fangiani sono riusciti a segnare un gol. Il gol del 4-2 forse non servirà a riaprire la partita, ma quantomeno è un punto d'orgoglio. Lucci prova questo cambio gioco, bella palla per Sartini. Sartini si coordina! Un gol semplicemente meraviglioso da parte di Sartini. Una magia che chiude probabilmente la partita sul punteggio 5-2. Una rete sensazionale. Ha incrociato a conclusione il giocatore maglia numero 22. Un tiro fantastico di Michele Sartini. Un gol a copertina che forse ci dà un piccolo sorriso dopo, insomma, un secondo tempo di troppi nervi tesi. Game over al San Mattia Sporting Club. Primo successo in campionato per la Pro Diretta, che vince 5-2 contro i Faggiani. Partita, diciamo che rovinata da un nervosismo eccessivo.